problemino in bagno. Cosa succede in bagno? Che col freddo, quando faccio la doccia, mi si appiccica la tenda addosso, perché la doccia è grande, ma quando la tenda ti si appiccica è indegna. Allora ho pensato di attaccare del velcro, sia la tenda che alle pareti, dei quadratini, così quando entro in doccia attacco tutti gli angoli o nel perimetro, se vedo come fare, in modo tale che la doccia tende la tenda a stare aperta. Se questo non fosse possibile, proverò con le calamite. Se le calamite, ci ho pensato a una camera d'aria che soffio, sì, la cosa un po' strana. I lavori sulla tenda continuano. Allora, molti mi fanno delle domande. Non siate timidi, non fatemele solo sulle mail. Scrivete nei commenti di YouTube. Così l'algoritmo, Ecco qua, cucito la parte dello strappo. Adesso attaccherò l'altra parte sulle pareti, nei punti tecnici, anzi tattici, per poi far la prova. Vediamo se la prossima doccia che faccio non mi si appiccica tutta. Adesso incomincio a lavorare. Allora, adesso ho imbastito gli altri, quindi li ho messi qui attaccato, poi ho tirato la tenda, ho trovato le misure, queste sono imbastite, adesso taglio i pezzettini che mi servono. Le incollo col Polymax, perché queste non sono, sono quelle da cucire, non sono quelle biadesive, poi biadesivo quello che tengo con la doccia. Ho già fatto le prove, vi dirò, potrebbe essere una cosa interessante. Più che la camera d'aria, che vabbè, questa è un'altra cosa, vedrò prima di farla. Andiamo avanti col lavoro. Allora, finito di incollare tutti i pezzi di velcro, e più o meno a misura, mi sembra di aver fatto bene, la doccia al 99% è finita. Adesso un giorno, giriamo di qua, vorrò provare a cambiare la parte bassa, che adesso è fatta approssimativamente, perché avevo dei pezzi già fatti, e di fare un pezzo unico. Si può fare, dai. Dicono sempre che non bisogna mai fare questo, vedersi allo specchio. Non è professionale. Comunque, si fa quel che si può. È lì lo specchio, devo andare lì. Prima però spostiamo le mie bellissime pedanine di pelo che mi servono per la notte. Mai come questa, questo qui ragazzi è un must, sorbole. Allora, accendiamo la luce. Ah cacchio, devo tirare fuori il water. Il mio bellissimo bagno, che metteremo momentaneamente qui, perché dobbiamo provare la tenda. Ho aspettato che si asciugasse anche qui il Polymax, mi metto lì perché sennò non ci vediamo, i miei bellissimi cordini che attaccano il tutto. Allora, avevo raccontato che purtroppo quando qui è freddo, che fa camino una cosa o un'altra, mentre facciamo la doccia mi appiccicavo tutto. Allora incominciamo con qui, vediamo, dovrebbe essere, qui c'è la maniglia, quindi siamo più o meno qui, perfetto. Poi così qua c'è un gran malippo, non fateci caso, ma poi qui siamo più o meno qua, ok. Poi so, ci sembra di essere in un posto grandissimo. Qui chiudiamo che si deve andare una sopra quell'altra. E qui, qua dobbiamo staccare qui un po', attacchiamoci bene qua. Qui ci attacchiamo qui, perfetto. E direi che alla fine, una volta posizionata bene la tenda, come potete ben vedere, in questo è grandissimo, almeno spalle, qua ci sto alla grande,
Speriamo bene di fare la doccia. Prometto, prossima volta che faccio la doccia mi metterò il costume. Prova a fare un video. Però già vi posso garantire che anche senza strappi, anche senza fare la doccia, era proprio molto più claustrofobicante, o come si dice, claustrofobico la cosa, perché la tenda ti si attaccava. Invece così, qui attaccata, lì attaccata, qui attaccata, dai, rimane lì. Direi anche qua, pollicino verso l'alto. Voi fate una cosa, come ho già detto, le richieste che mi volete fare per suggerimenti o le informazioni dei lavori che ho fatto, bella parola dentro la doccia, non fatemele via email, mandatemi i commenti su YouTube, che andrà bene, l'algoritmo si muove, e poi iscrivetevi, perché dall'analyst vedo che c'è tantissime persone che guardano i miei video e mi fa tantissimo piacere, però gli iscritti sono sempre quelli, a me farebbe piacere. Dai, grande allora, al prossimo lavoro! Andiamo avanti con i lavori, abbiamo tanti altri bei progetti, il prossimo video molto ovviamente vi farò vedere un po' di manutenzione, cose varie e montaggi di cose nuove.